un'amara veniare scatenata quella che questa sera è ospite al Maurizio Costanzo Show. Seduta al fianco di Matteo Salvini, la conduttrice di Domenica e ricorda di quell'episodio, per lei spiacevole, dello scherzo fattole in radio, quando un'imitatrice si finse lei e insultò l'attuale ministro dell'interno. Si ride, si scherza, poi si canta e balla. E la veniera in prima linea quando vengono riproposti i successi di Lucio Battisti e si canta insieme al Maurizio Costanzo Show. I due, vicini, si scatenano e cantano Un'avventura e ancora 10 ragazze. Da Maurizio Costanzo poi si becca grandissimo complimenti per Domenica e negli ottimi ascolti registrati. E lei confessa, per la prima volta non ho ascoltato mio marito Nicola, perché per me era davvero una rivincita. Quando mi hanno richiamata Domenica in, io ho scelto di non ascoltarlo e di riprovarci, a Gigi. Diana Montesano, ospite al Maurizio Costanzo Show. Mara Veniero, regina della Domenica in di Rai 1, sarà ospite a Maurizio Costanzo Show, che tornerà in onda giovedì 28 marzo in seconda serata su Canale 5. La zia Mara sarà sul palcoscenico insieme a tanti altri grandi ospiti, tra i quali spicca il nome del vice premier Matteo Salvini, reduce dal successo ottenuto dalla Lega in occasione delle elezioni regionali in Basilicata. In particolare, come riportato sul sito dagospia.com, pare che la Veniere e Salvini si concederanno, e concederanno al pubblico, un duetto completamente inedito. Il ministro e la conduttrice canteranno 10 ragazze per me, passandosi il microfono l'uno con l'altra compare divertito. L'esibizione sembrerebbe piacere al pubblico che, nel video pubblicato proprio su dagospia.com, esprime il suo apprezzamento con un bel applauso. Anche gli altri ospiti, tra i quali Francesco Monte e Giulia Salemi, l'attrice Gabriella Germani, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood Mogol, sembrano gradire il siparietto musicale improvvisato da questa improbabile coppia televisiva. Mara Veniero in ospedale, sto bene. Chi segue Mara Veniero sui social network o a Domenica in sarà al corrente del fatto che la conduttrice soffre da un po' di tempo di dolore alla schiena. Qualche settimana fa è addirittura rimasta bloccata proprio prima della diretta. Mercoledì 27 marzo il problema l'ha costretta a recarsi in ospedale per sottoporsi a un intervento eseguito dal dottor Paolo Grossi. È stata Mara stessa a informare i suoi follower attraverso l'account di Instagram, condividendo uno scatto realizzato presso l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, clinica specializzata nella cura di problemi simili a quello che ha colpito la Veniere. Nel post Mara ha tranquillizzato i suoi fan, sostenendo di non aver più dolori alla schiena e di sentirsi bene come un tempo. La foto è stata corredata da tanti commenti dei numerosissimi seguaci della zia Mara che, preoccupati per i recenti malesseri manifestati dalla conduttrice, le augurano di continuare a stare bene e le dimostrano il loro affetto con una serie di cuoricini, bacetti e parole di conforto. Claudietto mi ha ridato il sorriso, nonostante la televisione italiana ci abbia sempre mostrato una Mara Veniero sorridente, schietta, empatica e sensibile, anche la conduttrice veneta ha una sua vita privata che, come quella di tutti, è fatta di gioie e dolori. Di recente le pagine del settimanale Chi hanno accolto una sua intervista, all'interno della quale Mara ha raccontato della sua relazione con Nicola Carraro, suo marito dal 2006, ma anche e soprattutto della sua mamma. La morte della madre ha rappresentato, per la conduttrice, un momento particolarmente doloroso, compensato, fortunatamente, dall'arrivo di Claudietto, il suo nipotino. Sono pazza di lui, ha affermato.
questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnotella, è arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconia e tristezza e mi ha ridato il sorriso. La veniera ha raccontato che la nascita del piccolo le ha permesso di superare il dolore, di tornare a vivere felicemente e, soprattutto, di riavvicinarsi al figlio Paolo. Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L'arrivo del mio nipotino ha fatto da collante, è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un'unica grande famiglia, ha raccontato la neo-nonna, sempre attenta, presente e protettrice nei confronti del nipotino. Diritti d'autore, riproduzione riservata.